Business Professional Women Cup. È il premio istituito da Fidapa della Spezia che viene consegnato questo pomeriggio in Sala Dante a tre donne di eccellenza che lo hanno meritato per tre diverse categorie. Il suo rapporto con la musica? Il mio rapporto con la musica è sempre stato un rapporto, come posso dire, confidenziale, nel senso che io ho cominciato a suonare all'età di 5 anni e la musica mi ha sempre accompagnato tutta la vita, nei momenti belli, bellissimi, nelle cose felici, però anche nelle cose più tristi. Io ho sempre trovato un alleato nella musica. Tra i suoi allievi qualcuno ha raggiunto veramente alti livelli? Sì, alcuni allievi di composizione hanno avuto veramente tanto successo, hanno varcato l'Italia, hanno vinto premi internazionali in Russia, in Polonia, in Svizzera e sono diventati famosi. Noi ci occupiamo, io mi occupo ormai da quasi 40 anni, sono una volontaria e mi occupo del mare, madre mare, che noi sappiamo che gli ha dato un ruolo importantissimo, che è quello di poterci far respirare, di darci la vita, di poterci proteggere, ed ecco perché va tenuto molto sotto controllo da tutte le donne, mi raccomando, perché essendo madri sappiamo che cosa vuol dire crescere dei figli. Ci teniamo moltissimo all'educazione ambientale, quindi noi lavoriamo moltissimo nelle scuole, i ragazzini sono come delle spugne di mare, e quindi siamo sicuri che continueranno il cammino del quale abbiamo parlato. Una giovane donna premiata per la categoria Young. Ti aspettavi questo riconoscimento? Onestamente no, anche se mi fa veramente molto piacere e non me lo aspettavo perché non sento di fare grandi cose, quindi non mi sento arrivata, anzi sono proprio all'inizio del mio percorso, ma mi fa molto piacere perché vuol dire che l'entusiasmo e la passione che ho per il mio lavoro vengono apprezzate e riconosciute. Ecco, tu fai la ricercatrice, in che settore? Io sono ricercatrice in biofisica e dopo il mio percorso in fisica appunto ho intrapreso questa carriera nell'ambito biomedico e per cui applico i miei studi, le proprietà fisiche, a sistemi biologici. Un grande impegno di Fidapa della Spezia, però con un grande risultato. Questo premio ha avuto veramente una bella eco. Sì, siamo molto contente di aver realizzato la 17ª edizione con un così bel risultato. Abbiamo avuto l'onore della presenza della Presidente nazionale, della Presidente del distretto e di tantissime presidenti di sezioni anche di tutti gli altri club che rappresentano nelle varie regioni la nostra associazione. Quindi siamo molto contenti perché abbiamo avuto questa presenza sia di autorità Fidapa che anche, devo dire la verità, di autorità e di istituzioni della nostra Spezia.